Greta lascia Mirko in diretta. Scopri il dramma al Grande Fratello. Nel mondo scintillante della televisione, poche cose attirano l'attenzione come i drammi amorosi che si svolgono sotto gli occhi del pubblico. Un esempio recente di questo fenomeno si è verificato nella famosa casa del Grande Fratello, dove Greta Rossetti ha deciso di porre fine alla sua relazione con Mirko Brunetti in diretta televisiva. Questo evento ha catturato l'attenzione dei fan del programma, diventando un argomento di discussione caldo nel mondo del gossip. La serata in questione ha visto Greta, dopo un confronto iniziale con Perla Vatiero, rivolgere la sua attenzione a Mirko. Alfonso Signorini, il conduttore del programma, ha creato il palcoscenico perfetto per questo drammatico momento, invitando Mirko a un confronto in Super LED. Da lì, Mirko ha ascoltato le parole di Greta, che si trovava nello studio di Canale 5. Greta, senza esitazioni, ha espresso il suo desiderio di chiudere la loro storia. Ha accusato Mirko di averle mancato di rispetto in diverse occasioni, citando esempi come dichiarazioni d'amore in confessionale seguite da comportamenti contraddittori e baci dati controvoglia. Queste azioni, secondo Greta, hanno dimostrato che Mirko non era l'uomo che lei desiderava nella sua vita. Mirko, a sua volta, ha risposto sostenendo di aver sempre agito per amore, citando come prova il fatto di aver presentato Greta alla sua famiglia e di averla difesa in diverse situazioni. Ha espresso confusione riguardo alla fine della loro relazione, sostenendo di non aver mai mancato di rispetto a Greta e di aver lottato per il loro amore anche all'interno della casa del Grande Fratello. Il confronto si è poi spostato sul rapporto di Mirko con la sua ex fidanzata, Perla. Mirko ha sottolineato la complicità e il sentimento che ancora lo legano a Perla, frutto di 5 anni di convivenza. Ha concluso dicendo di essere orgoglioso della sua coerenza e di seguire il suo cuore. Greta, dal canto suo, ha ribadito la sua decisione di fare un passo indietro, sostenendo che Mirko avesse ancora molto da risolvere e che i suoi sentimenti per lei non fossero paragonabili a quelli provati per Perla. Ha concluso affermando che, per rispetto verso se stessa, la loro relazione era definitivamente finita. Mirko ha chiuso il confronto ricordando un episodio in cui Greta era uscita con i suoi ex, mettendo in dubbio la sua fiducia. Ha sostenuto che, nonostante avesse accettato quel comportamento, Greta avrebbe dovuto fare lo stesso. Questo episodio all'interno della casa del Grande Fratello non è solo un momento di intrattenimento televisivo, ma riflette anche le complessità delle relazioni amorose e il modo in cui vengono percepite e gestite sotto l'occhio pubblico. La decisione di Greta di porre fine alla loro relazione in diretta ha mostrato un forte senso di autostima e la determinazione di perseguire ciò che ritiene migliore per sé, nonostante le pressioni e le aspettative del contesto in cui si trovava.